Signor Arturo Parasciano. Allora, le analisi le abbiamo fatte, signor Parasciano. Sì, dottore, io sono preoccupato, dottore, ma... Non mi do niente di strano, problema, sono preoccupatissimo. Ma perché? Cioè, questo, non c'è niente. Lo so, dottore, ma io, diciamo, quando, sai, faccio con mia moglie... l'amore? Faccio l'amore con mia moglie, dottore. Vabbè, lei sta con il suo dottore, sai, ma tranquillo. Che cosa, quando... Quindi, quando sì, fa l'amore con sua moglie? Quando faccio l'amore con mia moglie? La prima, diciamo, la prima volta. Sì? Tutto bene, tutto... Cioè, alla grande, però, bellissima, diciamo, la prima, favolosa. La seconda, è quella, la seconda, sudo, dottor, ma sai, proprio sudo molto, molto, sai, il sudore, pensi che il cuscino si impregna di sudore bagnato, cioè da fastidio, proprio. Però la seconda mi succede, sto forte, la prima no, la prima tutto bene, sai. Un po' di freschetto, diciamo, il calore nostro. Ho capito. Il calore nostro, diciamo, col freschetto si sta bene. Ma la seconda, io sudo tremendamente. Sudo molto, molto, dottore. Come devo fare, dottore? Francamente, non so nemmeno che cosa dirle, perché cioè, magari le sta bene la prima, la seconda magari per lo sforzo suda, no? Dottore, mi succede questo, dottore. La seconda sudo, maledettamente. Maledettamente, è una cosa che mi ossessiona, sto fatto qua. Come ha fatto, dottore? Io non so nemmeno che cosa le devo indicare, cioè, poi può anche dipendere da come... Perché la mia moglie, dottore, ancora non c'è. La sua moglie è qui? La mia moglie è fuori, è in sala d'attesa, sta. Va bene. Cioè, non so, un problema proprio. Allora, come si chiama sua moglie? Maria si chiama, dottore. Maria? La signora Maria? La signora Maria? Sono io, dottore. Buongiorno. Lei è la moglie del signor Arturo? Sì, sì. Si accomodi. Devo entrare? Sì, sì, mi serve solo una collaborazione, prego. Grazie. Scusate. Prego, signore. Sì, grazie, grazie. Potete amare proprio. Sì, ho capito. Ho capito. Beh, allora, in buona sostanza, suo marito mi ha dato una sintomatologia che francamente non mi fa capire. Insomma, mi ha detto quando... fate l'amore, c'è un momento in cui lui ha una sudorazione eccessiva, però ho visto le analisi, volevo sentire lei proprio sì, per questo motivo. Sì, dottore, ecco, succede questo, dottore, che la prima volta, quando sì, lui tutto bimbando, bello, si è aperto un senso di frescura, bocca parola. La seconda volta, dottore, una tortura. Un sudore che ha mandato tutte le palle, che ha fatto la doccia in quel momento. Una foca che esce da dentro la piscina, dottore. Spiega, io l'ho detto. Non riesco a darmi una spiegazione. Ah, non riesco a dare una spiegazione, dottore? Ma la spiegazione ce la do io, dottore. Sai che cosa succede? Che la prima volta lo facciamo a dicembre, la seconda volta lo facciamo a luglio. Lo so detto.